è difeso sempre, cioè gli stessi avvocati. Puca c'è? Sì, vabbè, comunque è difeso. Lei difende Puca. Daniele che sostituisce l'avvocato Gaido. Sì, siamo già verbalizzati. Oh, per la Rosetta Cutolo. Va bene, allora possiamo interrogare Lavino, che mi pare che c'è. Si chiama Avino Concetta. Deve essere interrogata come teste, no? No. Dunque lei è parte lesa, nel senso che è la vedova del signor Casino. Assolto. No, volevo dire. Assolto, sì. Come? Come teste. Come teste, sì. Quindi consapevole della responsabilità che col giuramento assume davanti a Dio se credette, davanti agli uomini, il giuri di dire la verità, tutta la verità, null'altro che la verità, dica lo giuro. Si accomodi, signore. Lei cosa può dirci dell'omicidio di suo marito? Non ho capito. Che cosa ci può raccontare dell'omicidio di suo marito? Io niente, amore. Lei è già stata interrogata, mi sembra, sì. dal giudice istruttore. Sì. È stata sentita in qualità di parte offesa. E lei ha detto che non è a conoscenza di fatti riguardanti la morte di suo marito che possano consentire l'individuazione degli esecutori dei mandanti della strage. Posso dire che i rapporti con mio marito erano piuttosto radi. Lei era separata. Sì, in effetti dal 76 in poi sarebbe piuttosto. Era lui che di tanto in tanto mi telefonava per informarsi sullo stato di salute mio e dei miei figli. Erano telefonate brevi in cui non si parlava di altro. In ottobre avevamo avuto un ennesimo litigio perché io continuavo ad insistere che cambiasse vita e si allontanasse dall'Italia. Durante le vacanze di Natale, stranamente non si fece mai sentire, in genere infatti telefonava e cercava anche di vedere i figli. Il giorno 9 gennaio riportai le tue figlie in collegio a Lugano, dove frequentavano la scuola. Arrivata a Lugano, la direttrice mi disse che mio marito aveva telefonato ed avrebbe richiamato per parlare con me. Difatti, dopo un po' chiamò Vincenzo, cioè suo sì. marito, e mi disse che mi voleva vedere fissandomi un appuntamento sulla tangenziale di Milano. Oh, il 9 gennaio era qualche giorno prima del... Sì, 20 giorni prima della morte. 20 giorni prima della morte. Non vi era un motivo specifico per incontrarci, ciò era abbastanza strano per Vincenzo, lo trovai piuttosto depresso ed agitato. È vero questo? È vero, sì. Oh, in che senso depresso ed agitato? Beh, lui ha cercato di vedermi, però in effetti non aveva nulla da dirmi, quindi ma non so, è vero forse che aveva disse... bisogno di dire qualcosa e non è riuscito a parlare, non so. Ma è vero però che le disse mi vogliono morto da tutte le sì, parti? Sì, questo è vero. È l'unica cosa che mi ha detto di concreto, insomma. Se lo ricorda bene sì, questo benissimo. Particolare. Mi disse testualmente, mi vogliono morto da tutte le parti, non ce la faccio più. Non mi spiegò cosa volesse dire. No. E da chi si riferisse? Mio marito non mi parlava mai di cosa facesse e delle persone che frequentava.
Però era la prima volta in 20 anni che lo vedevo in quello stato e capii che si trovava in grosse difficoltà. Questa fu l'ultima volta che vidi mio marito. Mi chiamò solo una volta al telefono, credo il 22 gennaio a Firenze, al Palazzo Pitti, dove c'era una fiera di abbigliamento ed io mi trovavo lì. Mi chiede solo come andavano le cose e basta. Da allora non l'ho più sentito. Dopo la morte di mio marito non sono stata avvicinata da nessuno. Non ha saputo più niente dopo la morte di suo marito. Assolutamente. Né ho ricevuto messaggi, anche indiretti, che spiegassero le cause della morte. Poi lei ha detto di aver avuto la sensazione di essere osservata da persone che però non sa identificare. Vuole essere più precisa su questo Ma punto? Questo subito dopo la morte di mio marito, però, un periodo subito dopo. Osservata in che senso? Non so, mi sentivo seguita. Si sentiva seguita o ha visto che qualcuno la seguiva? No, guardi, a parte che io ero già seguita in precedenza, perché con mio marito latitante, quindi solito. Quindi. Ripeto che si trattò di una semplice sensazione non fondata però su specifici episodi. Va bene, lei conferma queste dichiarazioni? Ha altre cose da aggiungere? No. Ci sono domande? Precisazione. Un momento solo. Sì, certo. Quando suo marito le disse che lo volevano morto da più parti, chiarì quali fossero queste parti o perlomeno lei poteva intendere? Assolutamente, perché io non ero a conoscenza di niente. L'unica frase che gli è venuta fuori è stata questa qui, non posso dire altro. Lei dove viveva normalmente? Io a San Giuseppe Vesuviano. San Giuseppe Vesuviano, va bene. Avvocato? A maggiore approfondimento della domanda del giudice all'Adere, in riferimento a più parti, fece dei riferimenti anche alla sua organizzazione? No, non ha fatto nessun tipo di riferimento. E per quanto la signora ne sappia, com'erano i rapporti all'epoca tra il Casillo e il Cudolo? Ah, io non ne so niente, assolutamente. Non ho mai saputo niente di questo tipo di rapporti. Va bene, signora, lei può andare. Grazie. Allora mi sembra che abbiamo solamente Manzo. Allora ricominciamo con Panico. Allora, nel frattempo diamo atto che in relazione alla richiesta che era stata fatta alla Questura e all'Interpol è stato risposto che Di Maio Antonietta è stata arrestata il 9 settembre 88 ad Antibes in Francia per fini estradizionali e trovasi presso le carceri di Beaumet in Marsiglia. Riguarda Pandico, mi pare che aveva manifestato l'intenzione di non essere ripreso in viso e quindi ci atteniamo a quello che è stato già disposto nella scorsa udienza. Se non ha cambiato idea. Per il momento non ci interessa. È volubile. Thank you.
Si accomodi, signor Pandico. Pandico o Pandico? Pandico. Pandico, nato a Sassari il 24 giugno del 1944. Sì, sì. Io già l'altra volta le ho detto che lei viene interrogato come imputato di reati connessi e che quindi ha tutte le garanzie di un imputato, per cui se non ha un difensore di fiducia, che mi sembra che lei non abbia in questo momento, le viene nominato difensore d'ufficio l'avvocato Massimo Ferrante del Foro di Roma, che è stato inviato qui dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Lei oltretutto ha anche la facoltà di astenersi dal rispondere alle domande e quindi mi deve dire se vuole rispondere o no. Io vorrei sapere prima di che cosa sono imputato. Lei per il momento in questo processo non è imputato di nulla. Lei viene interrogato in relazione alla morte di Vincenzo Casino. Lei ha fatto delle dichiarazioni e vogliamo sapere che cosa sa lei dell'omicidio di Vincenzo Casino. Io confermo le dichiarazioni rese in fase istruttoria. Integralmente. Sì, ma ce le vuole ripetere? Sono passati 4-5 anni, posso ricordare qualche cosa superficiale? Ci può riassumere? Riassumere che noi stavamo ad Ascoli Piceno, che già nel giugno del settembre dell'81 si parlava, si progettava, o meglio dire, lo paventava l'idea di uccidere questo Casillo. Nel settembre dell'81? Dell'81. Cioè prima dell'omicidio Casillo? Sì, molto prima. Cioè prima dell'omicidio Casillo? Sì, molto prima. Molto prima. Molto prima, già c'erano molti progetti di far eliminare questo Casillo. Perché il Casillo, pace all'anima sua, il povero Casillo, venne a conoscenza da voci interne dell'organizzazione del doppio giochista che il Cutolo in volta faceva con l'autorità giudiziaria. In particolare c'è da sottolineare, si può dire proprio la goccia che incominciarono a nascere queste asprosità quando nel 9 settembre il Cutolo ebbe un blitz nel castello di cui fu arrestato il figlio, la sorella latitante e altri. Tramite un magistrato si stava accordando per cedere 40 camorristi. Mi scusi Pandico, ma lei quando si riferisce a questi progetti di eliminare Casillo, lei dove stava? Ad Ascoli. Ad Ascoli. Stava insieme con Cutolo. E da chi ha saputo? Da Cutolo personalmente si parlava di questo fatto. E Cutolo, anzi, che cosa le disse? No, lui ne parla, io dice, ma non è che lui lo diceva bene apertamente, deve capire questo, sta facendo i passi più grandi della campo, tutte queste cose qua, cioè si capiva che... Cioè, però non disse mai apertamente... No, si arriva proprio al punto che pian piano incominciò a dire tutte queste cosette, a lamentarsi dell'atteggiamento del Casillo, di queste cose qua. E si preoccupava anche che il Casillo potesse venire a conoscenza per schiettamente dei 40 camorristi che lui voleva vendere all'autorità giudiziaria. Cioè che Casillo? Cioè lui si preoccupava, il Cutolo. Chi lui? Che Cutolo. Il Casillo. Cutolo, cioè Cutolo si preoccupava. Sì, che il Casillo potesse venire a sapere apertamente, con certezza matematica, perché c'erano solo voci che si dicevano, ma più o meno disordinate, che non di questo, diciamo, tradimento del Cutolo che voleva cedere questi 40 camorristi, mentre il Cutolo stava cercando di fare una campagna contro il Casillo facendolo apparire come un traditore, come un opportunista, come uno che pensava solo ai fatti suoi, in modo che creava le masse. Io infatti mi ricordo, mi deve scusare questa piccola parentesi, quando il Casillo saltò in aria e io stavo al carcere di Pianosa, un certo Nello Bruno mi disse, ma come va che è stato ucciso Casillo? Si fece espandere la voce, allora no, ma quello trasportava del tritolo, è caduta la sigaretta, è saltato in aria, tutte queste cose qua, si faceva credere.
alla massa dell'organizzazione, mentre il casino. Questo chi lo diceva che era stato un incidente? E lo dicevamo noi, cioè dicevamo noi vicino a questi ragazzi, facevamo credere questo fatto, d'accordo, 4-5 di noi, io, Medde, il figlio di Cutolo, Michele Iafulli, facevamo credere alla massa camorrese che era proprio un incidente, in modo per non destare preoccupazione dal fatto che dice tra di noi stanno succedendo questi fatti, che c'è sotto, per non far scoprire da tanti particolari. E chiudo questa parentesi, stavamo ad Ascoli Piceno e si parlava già di questa morte più di una volta del casillo, così ancora non avvenuta, che ancora si parlava di no, si progettava. Ma in che termini si progettava? Ma nei termini che si stava incominciando a fare una campagna contro il casillo, che lui non inoltrava i dovuti vagli a tutti, oppure li inoltrava in parte, oppure pensava più agli interessi suoi che a quelli organizzativi, oppure aveva dei rapporti confidenziali con i servizi segreti, la trappola ricevuta sul caso Cirillo, cioè si stava facendo apparire questo casino pian piano, si stava spandendo queste penne, si stava spargendo la voce che lui doveva apparire un infame a livello organizzativo, che era un infame, no, che veniva, non so, allontanato da parecchi, visto sott'altro occhio, non più come, perché il casino pian piano aveva preso nell'organizzazione al lato interno. Sì, ma mi scusi Pandico, ma lei stava, era detenuto? Sì, ero detenuto ad Ascoli. Sì. Oh, e queste voci chi le metteva in giro? Non è che si metteva, le mettevamo noi, d'accordo, con Cutolo, con 4-5 di noi, sì, 4-5 di noi. Cutolo le disse espressamente di mettere in giro queste voci? No, le mettevamo noi, le mettevamo proprio noi, io, lui, un colpo da valore. Io, lui chi? Io, Cutolo, Medda, il Palillo, il Iacone, l'Imperatrice, perché eravamo un gruppo che mangiavamo insieme, un gruppo proprio affiatato. Ma voglio dire, queste voci che venivano messe in giro erano delle voci o rispondevano invece a una realtà? No, per Cutolo corrispondevano a realtà, per Cutolo, mentre in sostanza non c'era nulla. Cutolo incomincia a mettere queste voci perché... Come in sostanza non c'era nulla? Non c'era nulla perché il vero traditore allora, in quel momento, era il Cutolo che stava vendendo i camorristi, ma non il casillo. Che stava? Vendendosi i camorristi. Che stava vendendo, ma non il casillo. Non casillo. Cioè noi avevamo le prove là che era lui che faceva questo, che non il casillo. Quelle che diceva sul casillo erano tutte voci sue. Ho capito. Ma no, noi di certo non avevamo nulla. Ma lei ha qualche elemento per dire che effettivamente Casillo non mandava i vaglia, si faceva gli affari suoi? No. Tradiva l'organizzazione. Non ho sentito mai nessuna toglianza del genere da parte di nessuno. Mm-hmm. Solamente che il Cutolo aveva questo interesse a far apparire il casello infame, perché vedeva che pian piano perdeva terreno, perdeva, diciamo, non prestigio materiale, ma un prestigio psicologico. Parecchi non facevano altro che casillo qua, casillo là, Vincenzo pure l'ingegnere, cioè tutte queste cose, zio Aldo e via di seguito, e lui si vedeva un po' trascurato, un po' che pian piano la massa lo stava un po' mettendo da parte. E da là iniziò tutta questa campagna, ma mentre noi là, specialmente quel gruppo che mangiavamo insieme, l'Imperatrice, il Palillo, io e Iafulli, il cognato, io in particolarmente sapevo un particolare, quello dei camorristi, cose che non lo divulgò a nessuno, non feci altro che lamentarmi con lui a dire: ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Perché l'autorità giudiziaria loro disse anche il nome del magistrato, chi era, che lo andò a interrogare. Voleva quasi accertare, però disse: non voglio questa massa, io voglio pochi ma buoni, non voglio la quantità. Quando lui mi disse, io ho proposto anche questa al magistrato, disse: ma ti rendi conto questo fatto qua? E questo fatto qua era rimasto tra me e lui. Non so se poi lui l'abbia confidata a me. Comunque c'era quindi in atto un certo tentativo di discreditare il casillo nei confronti dell'organizzazione. Sì. No, c'era addirittura un piano, si potrebbe dire. Un piano sì, per sì, proprio un piano, sì, proprio un piano che pian però piano. Non c'era un piano per uccidere Casillo. No, da là si incominciava a screditarlo. Sì.
si incominciava a scrittare a livello organizzazione, in modo che l'organizzazione incominciava a appannarsi nei suoi confronti. Il piano poi scattò da Ascoli Piceno, che si parlava di ucciderlo, che non era oggi e domani questo doveva essere ucciso, solamente si aspettavano alcuni risultati, perché il Casillo incominciò a entrare, si potrebbe dire, in fase di essere ucciso da quando il Cutolo andò alla Sinara, e dopo 2 o 3 mesi che stava alla Sinara venne a sapere che lui, prima di fare questo, si rivolse a, fece dei telegrammi al sindaco Graziano, fece tante di quelle cose che vide, che anche Casillo lo trascurò in certi particolari, che mandò a dire cose che seppi tramite Roberto di far uccidere a questo Casillo, queste cose qua. E si può dire che il Casillo è stato proprio la goccia che a me mi ha fatto dissociare da questi fatti. Cioè, il motivo della sua dissociazione è stata proprio l'omicidio Casillo. Proprio, infatti, il Casillo, mi sembra, se non vado errato, è stato ucciso nel gennaio, febbraio, dopo pochi giorni io mi dissociai, e infatti proprio per questo fatto qua, perché disse una cosa assurda, una cosa inaccettabile, disumana, che poi specialmente la voce che si era sparsa. Ma secondo lei, lei ha parlato di un piano che scattò per uccidere Casillo, ci vuole essere più preciso? Ma senta, io sto parlando di fatti, 4-5 anni fa l'ho detto le cose. Sì, umane. Per quello che ricordo. Il piano incominciava così, già quando in un'organizzazione si comincia a fare una campagna avversa, negativa, si può dire quasi quasi che si dà nulla osta a chiunque di farlo uccidere a questo, sempre a livello di organizzazione. Si incomincia a dire quello ruba, quello si prende i soldi, quello non pensa agli altri. In sostanza il piano già incomincia a partire, a far spandere questa voce che questo deve morire. Che poi si parlava apertamente a tavola durante la socialità che questo Casillo doveva morire tra di noi, però a livello organizzativo degli altri si faceva solo questa campagna avversa, che un domani... Allora non ci fu un'organizzazione che partì dal carcere per andare ad uccidere Casillo, cioè fu lasciato diciamo in balia dei componenti? No, dal carcere sono partite le... Dal carcere è partita la richiesta di morte del Casillo. Chi è che l'ha fatta la richiesta? Di quelle che venne a sapere io, fu Puca che mise la bomba, Giuseppe Puca. No, io voglio dire chi è che fece partire l'ordine. Cutolo. E lei come fa a dire quello? No, perché... È la sua deduzione oppure no, è qualcosa no, di, non, di non ben è, preciso? È ben preciso, già si sapeva... quella che c'era sotto e tutto. Poi un ordine del genere per far uccidere un capozzona, un intererco fuori a cielo scoperto, là non può farlo chiunque. Lo deve fare il capo di società, ecco. E questo ordine come uscì dal carcere? Ma è uscì attraverso l'avvocato Madonna, attraverso il brigadiere Chiarieri, cioè, o attraverso una lettera mandata. Ci sono tanti mezzi, si usavano ad Ascoli Piceno per far uscire un ordine di morte, o attraverso pure un telegramma fatto in codice, spesse volte si mandava a dire dai il regalo, un abbraccio a tizio da parte mia, e significava la condanna a morte. Si usava... ma lei Cutolo disse mai di aver dato l'ordine? Cioè ci fu ad Ascoli? Ad Ascoli, in occasione in cui Cutolo, parlando con lei, ad Ascoli, le disse ad Ascoli, guarda che io ho dato mandato a qualcuno per uccidere Casillo. Ad Ascoli lo paventava più di una volta questo desiderio. No, lo paventava, no. Cosa vuol dire? L'ordine che lui l'ha dato al precisi io l'ho saputo a Pianosa dal figlio, da Roberto. Dal figlio, da Roberto. Poi è una cosa elementare che morendo Casillo così non poteva essere ucciso che solo su ordine suo. Nessuno poteva prendersi. E poi lei ha detto che ha saputo dopo che ad ucciderlo era stato Puca. Puca. E questo da chi l'ha saputo lei?
Non è, questo l'ho saputo da Roberto, perché già da c'era... Da chi Roberto? Dal figlio, si discuteva su questa morte Casillo. Dove? A Pianosa. A Pianosa. Discuteva mio, Roberto, ma... Quanto tempo dopo l'omicidio? Ma subito, si può dire. Subito dopo? Un 48 ore dopo, un giorno ma dopo. Quando morì Casillo, lei dove stava? Ancora ad Ascoli o stava... No, stava ad Ascoli Piceno. Lei stava ancora ad Ascoli? Sì, stava... No, stava a Pianosa. Stava a Pianosa, sì. Stava. Quindi non stava più con Cutolo. E non c'era... Cutolo stava alla Sinara. E Cutolo stava alla Sinara? Cutolo stava alla Sinara, isolato. Roberto stava a Pianosa con me, Medda, Imperatrice, Iafulli. Cioè, allora lei parlando con il figlio di Cutolo... Parlavamo con Roberto, facevamo un circolo riunito in parole povere, non è che si discuteva così. In questo circolo riunito si discuteva di tutto il trascorso del Casillo, anzi Roberto rafforzava la tesi che si sapeva in giro, che era fetente, che era un ladro, che rubava i soldi, che non spediva vagli, che cercava... E da là si uscì a fine e disse questo... C'è stato il Puca, perché il Puca doveva disobbligarsi, aveva un debito di gratitudine, di camorra col Cutolo. Oh, ma Roberto Cutolo come sapeva questo fatto? Ecco, ma quello è il figlio, per cortesia, signor Presidente. No, ma voglio dire, era una deduzione che si... Vengono passati per consegna certe cose, non una deduzione. Vengono passati proprio per consegna, si deve mettere a conoscenza il tizio di questo. Si deve quindi mettere... Roberto Cutolo sapeva per certo che ad uccidere Casillo era... No, lui ebbe la conferma dai colloqui. No, la conferma lui l'ha chiesto proprio a lui, allora chi è stato, cioè chi è? D'accordo. Proprio da lui. E no? Roberto Cutolo le rispose nel senso che era certo, Giappone, che lui sapeva per sì, certo sì, sì. Che... È un rimpasciato venuto da Ottaviano, venuto dalla sede madre, cioè non era... Là si era in obbligo a passare... No, ma Roberto Cutolo era stato arrestato da poco tempo, era pure lui in carcere? Ed in carcere a Pianosa, detenuto. Da quanto tempo? Cioè anche lui dura... Dal settembre 81. Dal settembre 81. Era detenuto. No, e Roberto Cutolo come l'avrebbe saputo? Attraverso il colloquio, signor Presidente. Attraverso il colloquio. I familiari che vengono da Ottaviano mettono a conoscenza mandato all'ambasciata. Oh, e qualche altro particolare che lei si ricordi in relazione all'omicidio di Casillo? Almeno per quanto riguarda il meccanismo della morte, le è stato detto qualcosa? Il meccanismo della morte fu detto il fatto della telefonata, delle bare, che nel nostro codice c'erano le bombe, che il Puga stava là già con una macchina prima, con un, non ricordo se era una Lancia o una Giulia, una cosa del genere, tutti questi fatti qua. Bene, ci sono domande? Sì, Presidente. Sì. Prima il giudice all'altro. Senta, lei nell'altro interrogatorio che ha reso in istruttorio ha parlato di dissensi tra il Cutolo e il Casillo che eventualmente sarebbero stati da attribuirsi a determinati rapporti con Zazza. Sì, questo ecco. È venuto dopo questo, in secondo tempo. È venuto, si può dire, che ci fu anche l'attentato alla Villa del Sole. L'accordo dei 5 miliardi là. Sì, perché lei praticamente aveva detto che questo era il motivo. Sì, oggi stato... invece parla di un altro motivo, c'è praticamente stato... di questa c'è vendita, un... di queste teste. C'è stato un cumulo di motivi. Da Ascoli Piceno, delle sette teste.
dei 40 camorristi, dell'accordo con Zazza, che lui pensava che sarebbe messo d'accordo con quelli del caso Cirillo che era coinvolto. Ma lui pensava o effettivamente secondo lei era andata così questa trattativa tra Casillo e Zazza? Tra Casillo e Zazza era andata così la trattativa, sì, nel senso, sì, sì. Era andata così. Quindi tutto sommato Cutolo aveva delle ragioni di dissenso, di astio nei confronti del Ma ce l'aveva da mesi, dall'81 li portava. Di odio si potrebbe dire, non di astio, di odio, dall'81. Per questo motivo. Da quando fu il blitz, da quando fu... Poi ci venne l'accordo dei 5 miliardi con Zazza che lui si stava accordando. Per far rompere questo accordo si mandò a fare un blitz alla Villa del Sole a Napoli, anche se il Zazza non c'era più il fratello del Zazza, cioè ci furono tante cose. Ma questo blitz era soltanto così, diciamo, un atto dimostrativo, perché in sostanza il fratello di Zazza non era più ricoverato. No, non era dimostrativo, era per dimostrare a Zazza, vedi che questo si sta fregando, questo è in modo che Zazza di lui lo isolasse nuovamente, non aveva più fiducia. Ha capito come? Il fratello non c'era là dentro, il fratello di Zazza, era già stato dimesso da giorni prima, lo sapevamo questo. Poi lei oggi dice che praticamente lei si è dissociato, diciamo, dal momento in cui si è verificato il tratto Casino. Voi per caso Casino, voi per caso Tango. E questo lei non lo trova in contrasto invece con l'atteggiamento che lei ha tenuto in precedenza, cioè di portare avanti questa campagna diffamatoria nei confronti del Casillo? No, io non l'ho mai portata avanti. Poco fa ha detto che anche lei ha parlato, ha messo voci in giro. No, si parlava agli altri così, si diceva che gli altri, io la tacevo questo verso gli altri, ad Ascoli Piceno. Poi anche se avrei speso qualche parola, dovevo fare il gioco per forza perché altrimenti mi sarei messo contro a lui. Ma io, cioè, non è che la premio come gli altri, che faccio, no, dice, ma così dicono, si dice così, fanno così. Lei che era così addentro all'organizzazione, sa dire chi era la direttrice? Di che? Si parlava di una direttrice. Dell'organizzazione? No, la direttrice, tra virgolette, chi era? Ma la direttrice... C'era qualcuno che aveva come soprannome. Tra virgolette, l'ha capito già. Vedete, se a livello organizzativo come soprannome la direttrice... Cioè, tante di quelle cose, specificamente si riferisce a Rosetta, usando questo termine della direttrice. Si usava a Rosetta Cutolo. A Rosetta Cutolo. Senta, poi lei in uno degli interrogatori ha detto che gli esecutori materiali sarebbero stati Pucca e un tale Scotti da Casoria. Sì. Beh, oggi dice che è stato Pucca. Scotti che c'entra in questa situazione? Ma anche Scotti partecipa a questo. In quale veste e quale ruolo ebbe Scotti? Nella stessa veste che ha partecipato Pucca. Cioè loro hanno fatto tutto, sì, insieme? Sì. Io vi ho detto anche che questi verbali sono 3-4 anni fa. E perché oggi non ne ha parlato affatto? No, non Scotti. Ho parlato perché, come ora me lo sta ricordando, anche Scotti partecipa a questo. Il Pucca c'è un fatto ben specifico perché andò proprio Pucca. Pare che avesse un debito, diciamo. Un debito perché gli fu dimenticato un fratello. E Scotti perché? Scotti perché era il delfino, era quello che serviva nei punti più delicati, nei punti più fiduciari, chiamiamoli così, all'esterno. E infatti si è vista anche con la simulata collaborazione, poi è scappata, è tuttora ancora litigante, è tuttora appartenente. Comunque allora oggi è ancora appartenente. Insiste dicendo c'era anche Scotti. Va bene. No, mi scusi, lei ha fatto una dichiarazione un pochino, cioè l'ultima sua dichiarazione a proposito della partecipazione di Scotti è questa. Io gliela leggo perché lei possa... essere un pochino più preciso. Sì, sì. Lei ha detto doveva partecipare anche Pasquale Scotti. Ed il suo gruppo, ma arrivarono tardi a Roma quando l'attentato era già stato compiuto. Cose che poi venne a sapere. No, però non ha ragione, perché adesso sì, lei dice mentre, no, noi sapevamo o non partecipò. Partecipò direttamente o non partecipò? Seppimo che, ora non posso dire con precisione, seppimo che anche Scotti sembrava a Pianosa, ha partecipato a questo attentato. Poi ci furono delle voci che si era arrivato prima o dopo, ma noi seppimo con certezza che anche Scotti partecipò a questo attentato. Partecipò, se dice che erano arrivati dopo, come ha partecipato? In quale veste?
Ma non è l'attentato anche nel punto materiale di far scappare a Puga, di darlo appoggio, tutto questo? Ah, lei direbbe nel senso dell'organizzazione? Sì, lui è arrivato capace che dandoci i soccorsi che servono, tutta questa roba qua. Perché per mettere la bomba non ci vogliono 20 persone. Ah, basta certo. Uno che le mette la bomba, poi tutti i resti intorno fanno altri lavori. Va bene. Se non ho capito male, Casillo tentava un accordo con Zazza. Lei era favorevole a questo accordo? Mai. Mai stato favorevole. Che rapporti aveva lei con Casillo? Di grande rispetto, perché era un grande uomo, un uomo onesto, dal punto di vista negativo, ecco. Sì. Camorrese. Avvisò Casillo di questo progetto di attentato nei suoi confronti? No, non potevo avvisarlo perché stavo a Pianuso. Sì, non sì. Avevo la persona proprio di un tradimento, ecco. Sì. Senta, lei in data 2 dicembre 83 al giudice istruttore dichiara: in sostanza Michele Zazza aveva messo in tavola una somma di denaro intorno ai 5 miliardi per non essere ucciso dalla nuova camorra organizzata. Raffaele Cutolo era propenso ad accettare questo accordo. Invece io e Casillo non volevamo assolutamente. Sì. Per questo io feci sapere, al Casillo che il Cutolo serpeggiava sott'acqua, facendogli capire che stava continuando la trattativa con Zazza. Sì. Sembrerebbe, dalla dichiarazione che lei ha dato al giudice istruttore il 2 dicembre del 1983, che, contrariamente a quanto da lei affermato oggi, l'accordo con Zazza lo stava facendo il Cutolo, che lei fece sapere al Casillo di questo accordo Cutolo-Zazza e che fu il Casillo e non il Cutolo ad organizzare, a porre in essere l'attentato reale o fittizio, come lei lo vuole chiamare, in danno di Salvatore Zazza. Quando io feci sapere al Casillo di serpeggiare, intendevo fare il doppio gioco a livello organizzativo, a livello di interessi. Consenta, lasciamo perdere il serpeggiare. Andiamo per gradi. Lei oggi ha dichiarato: Casillo si voleva mettere d'accordo con Zazza. No, e l'ha Cutolo. Lei oggi ha dichiarato, dopo, peraltro lei l'ha dichiarato su contestazione del giudice all'atere, lei oggi ha dichiarato che Casillo intendeva mettersi d'accordo con Zazza. Io le contesto che il 2 dicembre del 1983 lei ha dichiarato che era Cutolo che si voleva mettere d'accordo con Zazza. No, forse ci è stato, no, sempre Cutolo è stato. Io e Casillo non siamo stati mai d'accordo di questo accordo con... mai. E quando li mandi a dire al Casillo dal carcere di Pianosa, da altre parti, vedi che Cutolo sta serpeggiando sott'acqua, si intendeva che stava pensando agli interessi suoi a livello di denaro, ma non potevi mandarci l'imbasciata che lui era condannato a morte, che poteva essere ucciso, Io ho sempre detto, c'è stato sempre il Cutolo, ma non il Casillo. L'ho dichiarato fino all'atto. No, per scorso sì, c'è stato qualche prendito. Continuiamo a fare domande e a dare risposte diverse. Poc'anzi, sì. Lei ha dichiarato alla Corte che c'era un accordo Casillo-Zazza. Io le dico invece che davanti al giudice istruttore lei ha dichiarato che questo accordo era Cutolo-Zazza. Cutolo-Zazza. E l'ho detto anche nei motivi della mia dissociazione, anche è stata proprio la mia dissociazione. Cioè lei era contrario al progetto? Contrario, sì, eravamo contrari. D'accordo con Zazza. No. Ah, però ho capito male, no. E lei dice che Casillo non ha mai avuto intenzione di... Il Casillo non era mai d'accordo con Zazza, mai. Quindi in tal senso lei rettifica la dichiarazione. Ma la rettifico mille volte, l'ho sempre detto dall'inizio, il motivo della mia dissociazione parte proprio tra il tango e questo accordo di Cutolo e Zazza. Non il Cutolo e Casillo, il Casillo e
il Zazza. No, sto però sempre. Prima che lei ha parlato così anche in un'intervista rilasciata all'Espresso. Ma l'intervista all'Espresso non l'ho anche. Io la faccio vedere, chi l'ha filmato c'è questa una, intervista? C'è un'intervista qui rilasciata. Me la faccio vedere, l'hanno fatto loro queste interviste. Non l'ho letta ieri, scusa. Se volevo prendere un'intervista dall'Espresso, da me non fatta, non filmata. Che come un atto perché giuridico parlava proprio di una trattativa in questo senso, di una sorta di tradimento di Casillo che si sarebbe inserito e avrebbe diciamo era Cudre che pensava il tradimento di Casillo nei confronti dei servizi segreti, ma non con Zazza. No, relativamente a Zazza. No, sì, io rettifico se prima è stato detto quello, ma la rettifico. Con la Zazza è stato sempre il Cutolo, il Casillo, il Cutolo supponeva che faceva il tradimento con i servizi segreti sulla trattativa Cirillo, sui soldi dell'organizzazione, ma no con il Zazza. Allora, scusi se gliela rileggo questa. Il terzo episodio, questo è nell'interesse, quello decisivo, avvenne verso l'inizio di quest'anno, quando Cutolo autonomamente cercò di accordarsi con Michele Zazza, un boss fino ad allora rivale, il quale gli offrì 5 miliardi pur di essere lasciato definitivamente tranquillo dai killer della nuova camorra. Oh. Per mandare a monte questa disonorevole trattativa, io e l'altro consigliere Vincenzo Casillo decidemmo un'azione di guerriglia a danno dei Zazza. Sapendo che Salvatore Zazza, fratello di Michele, era ricoverato in una clinica di Napoli, la Villa del Sole, inviamo un comando armato con l'obiettivo di creare panico e confusione, ma nessuna vittima. Infatti sapevamo benissimo che Salvatore Zazza era stato dimesso un paio di giorni prima. L'azione comunque fu utile perché gli Zazza non conclusero più il patto con Cutolo. Cutolo allora, per punirlo, decise la condanna a morte di Casillo. Fu Giuseppe Puga che ha detto Giappone a far saltare in aria. Quindi qui si parla anche di Casillo in relazione a questa trattativa. Mi sembra di aver visto proprio che Casillo avrebbe... Quindi voi cercavate di mandare all'aria questo tentativo di Cutolo di mettersi d'accordo con Zazza, questo è il... Sì, questo accordo, sì. E il Zazza, quando infatti vide questo attentato, seppimo che poi ruppe tutto. Addirittura dice questo vuole fare una fregatura questo Cutolo. Va bene, altre domande? Certo, Presidente. Lei dichiara, sempre in quel verbale di interrogatorio, di avere appreso successivamente al fatto che le bombe, che l'esplosivo era detenuto a Roma in un garage. Sì. Ci può precisare come l'ha saputo? Ma questo se ne parlava a Pianosa, lo seppi a Pianosa questo fatto qua. Se ne parlò a Pianosa quando si approfondiva questa morte, sempre in questo gruppo di 3-4 di noi. Lo seppi cioè quello che portava le impasciate fresche da fuori, diciamolo così, era Roberto che aveva i diretti contatti fiduciari, stabili e fermi con Ottaviano. Lui veniva là, ce li riferiva, portati dalla sede madre e ci diceva tutti i meccanismi come erano avvenuti. Ecco come si seppe questo fatto qua. Ma non è che si seppe, mettiamo la voce di tutti. Eravamo un gruppo che si fece questo circolo e si discuteva di questa morte. Sì, scusi, Non essendo in sede giornalistica abbiamo bisogno di maggiore precisione. Chi le disse che le bombe erano occultate a Roma in un garage? Ma vede, o Roberto o Medda, ma da Roberto. Roberto. E Roberto Cutolo le disse da chi l'aveva preso? Ma non ricordo ora. Non ricordo. Se lei mi vuole leggere il verbale. Non c'è scritto nel verbale. Non ricordo. So che si parlò di questo, ma non ricordo se lui mi ha detto quello o non me l'ha detto, perché io sono passato tanti anni, poi tanti processi. Chi le ha detto che questo esplosivo veniva definito le bare? Le bare, è una cosa. Secondo, in volte si usavano molti termini, ma maggiormente in quell'occasione si parlò di bare. E che esplosivo era? No.
No, non posso dirle con precisione, cioè no. Non posso dirle con precisione. Lei dice che l'esplosivo fu portato molto probabilmente da Napoli a Roma. Com'è che fa questa affermazione? Da Napoli. Da Napoli a Roma. Se l'ho detto, così se ne parlò allora. Clic sul pulsante per scaricare. Se sta scritto vuol dire che allora, 4-5 anni fa, 6 anni fa, così si disse a Pianosa. Da parte di chi? Da parte di chi? Chi lo disse? Cioè, ve l'ho detto, sempre, quel gruppo, tra Roberto, Mette, Imperatrice, Iafulli, io, quell'altro di Salerno, Antonio Benigno, eravamo un gruppo. Sì, eravamo un gruppo, scusate. Un gruppo che si definiva. Lei chiaramente a se stesso non può averlo detto. Esatto. Ecco, quindi, in questo gruppo, chi è che le disse queste cose? Chi è che aveva i contatti con l'esterno? Roberto. Quindi secondo lei questa cosa gliela disse Roberto Cutolo? Tutto ciò che si parlò sul caso Casillo, che anche se poi in secondo tempo a me me l'ha detto, mettiamo un'ipotesi, Metta, è stato sempre appreso da Roberto. Tramite chi? Tramite Ottaviano, signor Riccardo, tramite i familiari di Cutolo. E chi sono? Ma la nipote, Carolina, la fidanzata, la cugina, i cognati. No, guardi, mi scusi, non si spazientisca, ma... No, non mi spazientisca. Non si spazientisca, ma io non ho... Se lei mi dice lo seppe da Ottaviano, avere saputo una cosa da un paese. Esatto, no, processualmente è irrilevante. Vorrei sapere da chi... Dal paese, io ho parlato dalla sede madre della Camurra, non dal paese di Ottaviano. Io parlavo della sede madre della Camurra. Sede madre della Camurra. No, da Ottaviano, dal Pens, cioè dal castello Mediceo, dalla famiglia Cutolo. Ecco, non è che io dicevo. E allora i contatti li manteneva Carolina Cutolo, o Carolina, o la moglie di allora, la fidanzata di allora, cioè la moglie attuale, voglio dire, ma sempre dalla... No, da Ottaviano città, sempre da Ottaviano, dalla sede madre dell'organizzazione, venivano con queste notizie fresche a noi a Pianosa, perché stavamo in una situazione, voi per motivi di censura, che c'era la censura a certe cose, anche usando determinati cifrati, riuscendo sempre a commettersi degli errori. Io ricordo che un giorno le scrissi alla Sinara, e addirittura aggiunse una circolare, un ordine dal ministero che tra me e lui non ci potevamo scrivere più. Mi sembra che non ne attenda a questo processo. Un attimo. Con sé. Io, in ordine, diciamo, a questa domanda, propongo opposizione, che indubbiamente vada a motivare con riferimento alla domanda stessa, salvo poi quando lei mi darà la parola in ordine alle richieste difensive, a motivare più ampiamente, diciamo, in sede più generale. Io credo, signor Presidente, che tale domanda risulti nella realtà irrilevante e ininfluente ai fini del decidere. Qui noi stiamo giudicando Cutolo Raffaele, Cutolo Rosa e Puca Giuseppe in ordine all'omicidio Casillo. Binario accusatorio questo proposto dalla fase istruttoria ai giudici del dibattimento. Un'accusa che nella fase istruttoria, come è dato leggere nella ordinanza di rinvio a giudizio, si è dato carico delle altre possibilità e delle altre ipotesi che si rappresentavano nel processo, ipotesi che nella fase istruttoria sono state escluse. Bene, se si vuole dire, signor Presidente, che dal coinvolgimento, questo per essere estremamente chiari, se si vuole dire che dal coinvolgimento reale o presunto del Casillo nella vicenda Cirillo,
vi potesse essere da parte di terzi, non meglio identificati, l'interesse. Per cortesia, avvocato. Vi potesse essere da parte di terzi, peraltro non compiutamente identificati, l'interesse ad uccidere Casillo, si propone alla Corte un'ipotesi suggestiva. In tutto analogo, signor Presidente, al fatto, essendovene anche traccia nelle carte processuali, che essendo il Casillo persona amante del gentil sesso, evidentemente vi erano terzi non identificati vicini alle persone del gentil sesso avvicinate da Casillo che avevano interesse ad uccidere Casillo. Mi sembra, in altri termini, signor Presidente, che qualsiasi ipotesi, se così la possiamo chiamare, alternativa rispetto a quella avanzata dall'accusa, per avere ingresso con una certa rilevanza processuale debba essere fondata su qualcosa di oggettivo. E mi sembra, signor Presidente, che qui di oggettivo non vi sia assolutamente nulla. A ciò aggiungendosi, signor Presidente, che l'introduzione di domande di tal fatta spostano completamente la materia del contendere, nel senso, signor Presidente, che spostano su Roma un processo che per competenza si deve celebrare davanti all'autorità giudiziaria. Ed è chiaro, signor Presidente, che una volta introdotta sia pure parzialmente materia di tal fatta, sarà poi inevitabile dovere della Corte proseguire nell'approfondimento di tale materia e quindi celebrare qui a Roma un processo che per competenza deve essere celebrato a Napoli. Sotto questo profilo, signor Presidente, io propongo formale opposizione, essendo quantomeno allo Stato la domanda del tutto ininfluente ed irrilevante ai fini del decidere. Inutile dire, signor Presidente, che non c'è replica, essendo incidente. Se posso avere un attimo la parola, Presidente. Che era un... Avvocato, per cortesia, la domanda così come è stata formulata non è sicuramente ammissibile. Appunto, se allora, lei vuol fare una domanda formula... più precisa. Esatto. Ma specificando le circostanze. Certamente, Presidente, faccio anche una breve premessa, proprio affinché la domanda sia più comprensibile. Qui si sta discutendo evidentemente di rapporti di contrasto tra due soggetti, Raffaele Cutolo e Vincenzo Casillo. Ora il test ci ha delineato un aspetto di questi rapporti che attiene, diciamo, alle vicende prettamente camorristiche, cioè il rapporto con Zazza, le teste vendute e tutte queste cose qui. Ora c'è un altro aspetto che a piena cittadinanza processuale, signor Presidente e signori della Corte, allorquando se noi riflettiamo che il processo è pienamente infarcito di emergenze processuali, quali ad esempio che è pacifico che il Casillo girasse con un tesserino dei servizi segreti, è pacifico che il Casillo avesse visitato nel carcere di Ascoli Piceno la persona di Cutolo, è pacifico che vi siano stati dei rapporti, non per fare qui il processo a Roma di Napoli, dei rapporti tra il Cutolo e il Casillo sia nella fase progettuale che nella fase di gestione del sequestro Cirillo, specialmente nel momento in cui quelle promesse che venivano fatte da esponenti dei servizi segreti che pure erano entrate nel carcere non erano state mantenute ed il Cutolo aveva spinto il Casillo affinché si facesse parte attiva a far rispettare queste promesse. Ora, a me sembra prettamente attinente ai fini della valutazione del rapporto fiduciario Cutolo-Casillo anche questo aspetto, e il Pandico, essendo presente ad Ascoli ed il libro di Marrazzo ci fa una larga, diciamo, cronologia di questi avvenimenti, ben il test ci potrà delineare anche a questo livello quali erano i rapporti tra il Cutolo e il Casillo di inimicizia di... La domanda circostanziata è questa: risulta al Pandico
che il Cudolo abbia fatto pressione sul Casillo affinché questi, il Casillo, diciamo, facesse la voce grossa presso i servizi segreti e le autorità politiche ai fini del mantenimento delle promesse fatte durante la gestione del caso Cirillo? No, avvocato, la domanda non è ammissibile in questi tempi. Se deve formulare delle domande, sì. No, Presidente, io prima di formulare delle domande volevo rispondere al chiarimento che ci ha dato il rappresentante della pubblica accusa, perché prima delle domande praticamente il rappresentante della pubblica ha espresso una sua opinione su quella che è una pista alternativa in questo processo che ritiene debba rimanere al di fuori. Quindi io prima di formulare le domande, che hanno il chiaro scopo di scandagliare anche delle piste che secondo la difesa sono state completamente lasciate perdere dal giudice istruttore, allora la difesa vuole dare questo chiarimento. Non siamo d'accordo che il processo Cirillo non debba essere celebrato qui davanti all'autorità romana, tra l'altro è fissato già davanti al Tribunale di Napoli, credo in marzo. A noi interessa questo come chiarimento al giudice rappresentante della pubblica accusa, la individuazione di una causale che non è assolutamente venuta fuori nemmeno dalle dichiarazioni dei pentiti. La difesa sostiene, accanto a un'altra ipotesi che neppure è stata praticata dal giudice istruttore, che è possibile che i servizi segreti, così lo diciamo chiaramente, interessa a noi della difesa solo questo, stabilire se vi sono stati dei rapporti tra Casillo e i servizi segreti. Non ci interessa fare il processo Cirillo, perché poiché, lo vogliamo dire prima in anticipazione, anche con la presenza di Panni, poiché per una serie di circostanze la individuazione della pista servizi è una individuazione seria, lo diciamo. Per quanto riguarda l'esplosivo T4, non bisogna qui citare tutti gli episodi che hanno visto questa nostra povera nazione dilaniata da esplosioni di questo genere, Bologna e tutti gli altri, nei quali i servizi hanno avuto, per quello che sono le notizie di stampa e processuali, un ruolo. Quindi per la individuazione dello stesso esplosivo, per la contiguità del nascondiglio di Casillo, non dimentichi la Corte che Casillo era a pochissimi passi da Forte Bocciere, è stato l'esplosione avvenuta a pochissimi passi dalla sede dei servizi. Quindi vi sono nel processo, eccellentissimo signor rappresentante della pubblica accusa, vari elementi che possono far individuare con più certezza una causale che la difesa ritiene essere praticata. Ora, fermo restando che non interessa a questa difesa fare il processo Cirillo davanti a questa eccellentissima Corte di Assise di Roma, ma interessa a questa difesa, e credo che sia elemento essenziale e insuperabile, stabilire quali rapporti Casillo, il povero Casillo, ha avuto con i servizi segreti. Se è vero come è vero che abbiamo chiesto anche l'acquisizione della ordinanza di invio a giudizio Cirillo, nella quale ordinanza è dato leggere che Casillo aveva addirittura un tesserino come colonnello dei servizi segreti e con questo tesserino si è recato nel carcere di Ascoli. Se vi sono stati dei rapporti strani, sommersi, tra Casillo e i servizi segreti, a questa difesa interessa. Quindi ritengo che la domanda, così come formulata dal collega Della Pia, sia una domanda che è tesa ad accertare una verità che alla difesa interessa moltissimo. Quindi questo è il chiarimento iniziale. La Corte poi ci dirà volta per volta, ripeto, risponda a un chiarimento del rappresentante della pubblica e prima di confrontarci o di scontrarci, tra virgolette, sul piano delle domande concrete. Ma questo è il chiarimento che ritiene la difesa. Individuare i rapporti tra Casillo e i servizi segreti è elemento essenziale, poiché nell'ordinanza di rinvio a giudizio e nella fase istruttoria precedente vi è sicuramente traccia di un'ipotesi di questo genere. Grazie. Avvocato, questo è un processo sui rapporti tra Cutolo e Casillo, non tra Casillo e i servizi segreti. Io ritengo che almeno per il momento non vi sia nessun motivo che possa giustificare un allargamento dell'indagine istruttoria dibattimentale. Se in seguito ci sarà questa necessità, va bene, allora facciamo delle domande specifiche, signor Presidente. Cioè, risulta al test che il Casillo si sia recato nel carcere di Ascoli Piceno? A me mi risulta che si è recato anche Iacolare ed è vivo. Scusa Presidente, mi capisce, no? Se fosse possibile, prima che il Nepandico rispondesse a queste, diciamo, alle domande formulate dalla difesa, vorrei avere comunque sempre il tempo di eventualmente presentare opposizione.
Vuola di così come è formulata la domanda, io propongo opposizione. È una domanda del tutto generica, signor Presidente, non specifica i dati temporali dell'eventuale ingresso di Casillo nel carcere di Ascoli Piceno, non specifica le motivazioni, quindi sotto questo profilo, essendo la domanda del tutto generica, signor Presidente, io propongo opposizione. Avvocato, la domanda eventualmente la possiamo fare a Cutolo. Non a Pandico, perché Pandico dovrebbe riferire se Casillo è entrato nel carcere di Ascoli Piceno per parlare con Cutolo. Noi abbiamo Cutolo e Cutolo eventualmente ci può confermare la circostanza. Io non ho interesse a proporre altre domande sul tema. La mia è una questione di principio. Se il dibattimento serve come è dato leggere il codice di diritto per un approfondimento di quelle che sono state gli atti istruttori, poiché questa ipotesi sia pure scartata dal giudice istruttore nell'emettere l'ordinanza di rinvio a giudizio, è materia processuale. Io non credo che non si possa mettere una cappa su questo episodio, perché altrimenti il dibattimento sarebbe perfettamente inutile. Avvocato, quindi nessuno, il dibattimento è approfondimento della materia processuale. Nessuno ha ripeto, questo è il discorso, perciò dico è una questione di principio. Io non ho nessun interesse che Pandico abbia avuto rapporti con i servizi segreti, risulta da altri processi. Io ho chiesto delle acquisizioni, la Corte si è riservata su queste acquisizioni, che a me potrebbero già essere sufficienti, ma è una questione di principio. Nell'ordinanza di giudizio queste ipotesi scartate, il dibattimento serve per approfondire. Allora, com'è possibile evitare domande su questo problema? Non lo pongo come interrogativo alla Corte. Questo è il discorso. No, avvocato, io sono di opinione contraria. Abbiamo sentito Pandico riferirci delle circostanze anche apprese del relato, per esempio le cose che ha sentito dire a Pianosa, le notizie che arrivavano al calcio. Ora Pandico, quale teste, può ben dirci, oltre alla parola dell'imputato Cutolo, che questa domanda nel caso potremmo anche rivolgere a lui, ma come elemento presente in quel carcere ed è materia delle depositazioni testimoniali odierne, signor Presidente mi consenta, noi possiamo verificare, al di là della parola dell'imputato che è un mezzo di difesa e costituisce sicuramente materiale probatorio minore di quello emergente dalla parola di un testimone, noi possiamo ben sapere se a Pandico risulta che ci sia stato questo rapporto carcerario Casillo-Cutolo e ne vale la pena, come dice il pubblico ministero, o specificare l'arco temporale di questo incontro, perché non è certo un fatto che si fa tutti i giorni, quello di un latitante che va a trovare il capo della camorra in carcere. A me sembra che su questo punto ha già risposto Cutolo, con questo specifico punto. Altre domande? Per questa domanda non è ammessa, chiaro? No. Se possiamo, vabbè, quello registro. Ha parlato il test, signor Presidente, di cattivi rapporti tra il Cutolo e il Casillo, o come erano invece i rapporti tra Cutolo e tra Casillo, chiedo scusa, e Rosetta Cutolo. C'erano questi screzi o no? Anche questa mi pare una domanda molto generica, perché Rosetta Cutolo... Rosetta Cutolo l'ha imputato in questo... Sì, va. Cioè, non... Lei conosceva Rosetta? Mi rifiuto di rispondere. Va bene. Se può contestare al test, signor Presidente, in un verbale dibattimentale mi sembra che si riferisca al processo per 416 bis codice penale Troncone Romano. Dice testualmente il test a domanda del Presidente: per quanto riguarda i dissensi tra Rosetta Cutolo e il Casillo, a me non mi risulta che ci siano stati fondati dissensi, c'è stato qualche screzio di carattere a domanda del Presidente, ma non dissidi gravi. Risponde il Pandico, ma non al punto tale. Il Pandico, avvocato, non il Pandico, non offenda. Sì, per carità. Il Pandico, non il Pandico. Non facciamo questo. No. Il Pandico. D'accordo. Noi abbiamo inventato l'accento offensivo. No, per carità, avvocato. Ho questo verbale a cui lei fa riferimento. Sì, agli altri. E agli altri. Va bene, può rispondere a questa domanda? No, signor Presidente. Un'ultima domanda, se il
Se il pandico sa che cosa sono pandico. Le... Pandico. Senti, io sono un meridionale, mi perdo. Le scaltro, un meridionale. Va bene, se sa che cosa sono le tonde. Sa cosa sono le tonde? Presidente, consenta, scusi. Mi consenta. Ma che stiamo girando? Anche su questo c'è opposizione. No, non c'è, sicuri. Posizione. Se però cortesemente... così come, certo Presidente, così come è formulata la domanda c'è opposizione. Però, quindi io mi oppongo alla domanda così come formulata perché è del tutto generica. Se invece, signor Presidente, vuole dare lettura al pandico di quella telefonata in cui si fa riferimento alle tonde, ed eventualmente chiedergli con riferimento a quella telefonata che cosa possano o non possano essere le tonde, evidentemente signor Presidente, evidentemente signor Presidente mi consenta, avvocato, mi consenta, al di là vero di alcuni formalismi che paiono essere abbandonati in quest'aula, mi consenta signor Presidente, volevo aggiungere e finire, evidentemente sulla base della conoscenza diretta o del relato che il pandico ha dei fatti relativi all'omicidio Casini. Pagina 15, signor Presidente, del rapporto Questura di Roma in data 5 aprile dell'83. Pagina 15, c'è lo stralcio, alle ore 19.30 del 3 febbraio. Se vuole, Presidente, le do il foglio perché valuterà lei come leggerla. Scusi, Presidente. Un attimo. No, io volevo proprio la telefonata. Fammi vedere che giorno era? 3 febbraio, 9.30. Mi scusi Presidente, stiamo trattando ancora dell'incidente relativo alla domanda dell'avvocato Della Pia o è stato superato? No, l'avvocato ha chiesto che venisse chiesto a Pandico. Sì, no, ma siccome non ho sapeva la... che significato avevano nel gergo camorristico l'espressione tonde. Ora il pubblico ministero ha chiesto, e mi sembra anche giustamente, che questa domanda venga integrata con una, sì, no, mi pare che il pubblico ministero si sia opposto. Io aspettavo, sì, una decisione sulla opposizione. Va bene, il presidente integra la domanda nel senso che devo riferire al pandico che in una telefonata del 3 febbraio si parla di questa espressione tonde. E siccome aveva due tonde e si voleva sapere a un certo punto che a chi erano state date queste tonde. Ora, da questa telefonata, che peraltro avviene tra persone che riferiscono cose che a loro volta, cioè non mi sembra che riferiscano cose a loro conoscenza diretta, secondo lei queste tonde che significato potrebbero avere? Questa è la telefonata, non è quella riportata nel rapporto. Questa è la telefonata. Comunque, se volete vi do lettura di tutta la telefonata. Ecco.
Va bene, punto. Buonasera, come sta? Bene, grazie. Lei mi dovrebbe fare una grande cortesia. Abbia pazienza, fa riferimento solo a... Il pubblico ministero si oppone alla domanda, la Corte ha già deciso su questa posizione o no? Questo vorremmo sapere. Poi la Corte deciderà di integrarla e di porla sotto un altro aspetto. L'avvocato della Pia fa una domanda e dice, e chiede alla sua cortesia di chiedere al test, sa che cosa sono le donne? Il pubblico ministero si oppone, la Corte dovrà decidere su questa domanda. Corte... Poi il pubblico ministero chiederà di integrare scusi, questa domanda e vedremo un po' se ci sarà un'opposizione della difesa. Il presidente, qui non ci siamo più. Il presidente che pone le domande, sì. Le domande vengono poste attraverso il presidente, sì. Formula la domanda in questo modo. Cioè sì. Ma presidente, ma deve prima respingere. Deve accettare l'opposizione del pubblico ministero e spingere la domanda. No, perché altrimenti poi io mi oppongo io alla domanda come la forma il pubblico ministero. Lei ci deve dare i tempi processuali in modo che anche io possa esprimere le mie opposizioni, e questo è il problema. Un momento, lei si oppone alla lettura di questa telefonata? No, presidente, sia certo che mi oppongo. Perché? Il problema è l'avvocato della Pia ha chiesto, ripeto, no, guarda, di costruire. Si oppone il pubblico ministero si è opposto alla domanda. Chiedo scusa, presidente, ma il pubblico ministero si è opposto alla domanda e ha chiesto poi casomai di porla o di integrarla in una maniera diversa. Io a questa, lei la sta già ponendo, io mi oppongo. Lei sta già ponendo la domanda. Io invece mi oppongo a quanto sostiene il pubblico ministero in questo momento, che la domanda non va formulata sotto questi tempi. Questo è il discorso. Mi scusi, avvocato. Sulle intercettazioni telefoniche noi a un certo punto ne dovremo dare lettura. Sì, presidente, ma sempre a questo dopo, punto c'è chiesto... opposizione per dare lettura delle intercettazioni telefoniche, sì o no? Se non c'è opposizione, diamo lettura adesso dell'intercettazione telefonica, dopodiché faremo la domanda che è stata formulata dall'avvocato. Questo anche perché i signori della Corte devono essere al corrente di che cosa stiamo parlando. E se noi non diamo lettura della telefonata non sapremo mai di che cosa stiamo parlando. Allora, pronto, buonasera, grazie e bene grazie. Lei mi dovrebbe fare una grande cortesia, mi dovrebbe andare dal proprietario di dove sta il fratello di Roma, urgentissimo, gli devi dire che lo chiedo io, deve dire lui aveva due di quelle. Risposta, sì va bene, due scatole, no, due tonde. Quando le ha date e a chi le ha date? Poi cambia interlocutore e dice, pronto, pronto, buonasera, a me mi urge, a lei andrebbe dal padrone, no, del fratello, poi sì, siccome aveva due tonde. Sì, da diverso tempo, è proprio come è capitato là. Voglio sapere, io a nome di tutti, sono io, no? Quando le ha date e a chi le ha date? Questo mi urge saperlo per domani verso le 9. Si tratta evidentemente di una telefonata di una persona che chiedeva all'altra persona di informarsi se queste tonde erano state date a qualcuno. Premesso questo, secondo lei queste tonde a che cosa si potevano riferire? Non lo so, direi una sciocchezza. Oh, nell'ambito della camorra ci sono si è mai usato l'espressione tonde con riferimento a bombe, visto che lei ha parlato di bare per quanto riguardava invece, diciamo, la nomenclatura usata per quanto riguarda i mezzi con cui è stato fatto saltare Casillo? Se si parla nell'ambito della camorra può essere anche un termine usato da camorristi per queste cose. Può anche. Ma io non l'ho mai sentito, cioè non usavamo le bar, queste cose qua. Ma può essere un termine che hanno acquisito in secondo tempo, perché alle volte, chiedo scusa signor Presidente, ricapitava che spesse volte il Casillo veniva già cambiato in nome continuamente. Dall'ingegnere, lo zio Aldo, cioè quando incominciava a dar fastidio un po', che era un po' notorio questo signore, che poteva essere... Veniva chiamato anche l'avvocato. Anche l'avvocato, cioè venivano in volta e queste tonde non ne escludo. Ma non esclude che potessero riferirsi. L'opinione camorrese qua, non va che bene. Siano le bombe. Prego avvocato, basta così? Allora lei Pandico può andare. Grazie, buongiorno. Thank you.
Va bene, Leonardo Francesco, allora. Leonardo Francesco. Sì, sì, ho capito, ho capito, ho capito. Si accomodi. Lei si chiama? Lei si chiama Leonardo Francesco, è vero? Nato a Napoli il 9 giugno del 1952, è esatto? Senta, lei è detenuto? Detenuto. Oh, lei è detenuto per reati di camorra? Sì. Senta, lei viene interrogato in qualità di imputato per reati connessi e quindi lei ha diritto di essere assistito da un difensore. Ha un difensore di fiducia lei? No. Allora d'ufficio la Corte le nomina l'avvocato Massimo Ferrante. Senta, lei oltre ad essere assistito da un difensore ha anche diritto di non rispondere alle domande della Lei vuole rispondere? Lei non è in grado di rispondere. Ho capito. Senta, lei conferma le dichiarazioni che ha reso al giudice istruttore dottor Galasso? Ma non mi ricordo più. Lei non si ricorda più niente? Lei ha perso la memoria? Sì, 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 certo, 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 certo. Va bene, c'è accordo delle parti per dare lettura delle dichiarazioni di Leonardo Francesco. Va bene. Allora, sull'accordo delle parti si dà lettura della deposizione di Leonardo Francesco, che dichiara di non ricordare i fatti su cui viene interrogato a causa di un'infermità sopravvenuta. All'epoca in cui è morto Enzo Casillo io ero detenuto nel carcere di Pianosa, nello stesso braccio erano detenuto Roberto Cutolo, figlio di Raffaele Cutolo, e Iafulli Michele, i quali avevano entrambi una posizione di notevole prestigio all'interno dell'organizzazione. Furono Roberto Cutolo e Michele Iafullo a dirmi che il Casillo era stato ucciso dalla stessa organizzazione di Cutolo. L'ordine sarebbe venuto proprio da Raffaele Cutolo, mentre uno degli esecutori materiali sarebbe stato Giuseppe Puca, detto Giappone. Mi si disse anche che insieme a Puca avrebbe collaborato anche alcune delle persone che sono state poi arrestate con lui a Lecce. I nomi però non me li ricordo, non mi fu detto come materialmente fu eseguito l'attentato, mi si disse solo che la bomba, di cui non conosco il tipo, era stata nascosta dentro la macchina. Le ragioni del delitto, a quanto mi è stato riferito dallo Iafulli e dal Cutolo, sarebbero da attribuire a ciò: il Casillo era stato mandato a Roma
per far riprendere contatti con Michele Zazza, che allora dominava la piazza di Roma nel campo del contrabbando di sigarette, traffico di droga, pietre preziose ed altro. Il Casillo doveva convincere Michele Zazza a entrare a far parte dell'organizzazione di Cutolo. In cambio l'organizzazione si impegnava a non dar fastidio a Michele Zazza e pretendeva di dividere gli utili al 50%. Viceversa, sembra che avvenne il contrario, cioè pare che Michele Zazza avesse convinto Vincenzo Casillo a passare dalla sua parte in cambio dell'esborso di una notevole somma di denaro. Per questo motivo sarebbe scattata la vendetta dell'organizzazione. Da quanto so, Casillo a Roma era implicato nel traffico di stupefacenti e nelle estorsioni contro commercianti. In particolare, il Casillo esercitava le sue estorsioni nei confronti di commercianti che erano amici di Zazza, al fine di dar fastidio alla sua organizzazione. Ricordo che c'era un grosso ristorante e un magazzino di scarpe. In precedenza, prima di far parte della nuova camorra organizzata, e cioè una decina di anni fa, ho lavorato nel campo delle sigarette e quindi ho conosciuto bene Michele Zazza. Già da allora ho potuto constatare direttamente che Zazza, oltre al commercio di sigarette, si occupava anche di traffico di droga. In particolare, su ogni nave che sbarcava tabacco vi era una cassa che conteneva droga, che veniva scaricata nello scafo personale di Zazza, che guidava un certo Peppe Biberon, di cui non conosco il cognome. Detto scafo portava la cassa all'insenatura della Caiola in zona Posillipo, dove veniva scaricata in una villa che si trovava sul posto. Non so chi era il proprietario della villa, ma so che era frequentata dal gruppo di Michele Zazza. Voglio aggiungere però che mio fratello Massimino Leonardo, arrestato di recente, mi ha detto però che al momento il traffico della droga avviene diversamente. Non so dire però come avvenga. Sono al corrente dell'attentato contro il fratello di Michele Zazza. A quanto mi risulta, l'attentato è stato opera della nuova camorra organizzata. Dovrebbe essere stato compiuto da Giuseppe Puca o dalla batteria di Pasquale Scotti. O Capitone deve identificarsi uno dei fratelli Esposito di Secondigliano e fa parte della nuova famiglia. Lo stesso dicasi per i fratelli Mariano della zona dei quartieri spagnoli di Napoli. Questi ultimi prima erano cutoliani e parteciparono ad un attentato contro Ciro Mazzarella, nipote di Michele Zazza, inteso Oscillone. Poi invece passato alla nuova famiglia. Da quanto mi risulta anche il Mazzarella partecipava con il Zazza, oltre al traffico di sigarette, anche al traffico di droga. Infatti il contrasto con Mazzarella e l'attentato contro di lui avvenne proprio in relazione al traffico di droga e non al traffico di sigarette. Tra i collaboratori più stretti di Zazza ci sono, oltre al già citato Peppe Biberon, anche Giannino Bilcrim, Adamo Giovanni o studente, e che credo si chiama Salvatore Del Gaido, Fiorentino Gaetano. Conosco anche Mario Esposito, detto Squarcione, che è molto vicino a Michele Zazza, letto, confermato e sottoscritto. Va bene, lei può andare, signor Leonardo. Facciamo 5 minuti di sospensione, signori, grazie. Relativo ai fatti di Camorra commessi a Roma. Lei ha reso anche alcune dichiarazioni circa la morte di Enzo Casillo. Lei vuol dire a questa corte che cosa sa in relazione all'omicidio di Casillo? Che esattamente non... Se ho detto qualche cosa, erano fatti che ho saputo da altri, quindi in questo momento non credo di essere in grado di ricordarmi esattamente tutto ciò che ho detto prima. Vuole che le dia lettura di quello che ha dichiarato a questo proposito? Lei ha detto, circa la morte di Enzo Casillo, preciso che nel periodo in cui sono stato in contatto con Rosetta Cutolo, ho parlato con Castelli di questo episodio. Lei quando è stato in contatto con Rosetta Cutolo? In contatto visivo, in contatto... Non lo so, io leggo io mi sono incontrato... ha dichiarato. Alcune volte nel 1983. Ma in carcere o no, fuori del carcere? La stessa mi disse, cioè Rosetta Cutolo, confermando voci che avevo già sentito, che il Casillo era stato fatto uccidere da Raffaele Cutolo e che l'esecutore materiale era il Puca ed alcuni della sua banda. Si ricorda che Rosetta Cutolo le disse questo? Sì. Le ragioni secondo quanto mi ha detto la Cutolo sarebbero state in una serie di ammanchi di somme spettanti all'organizzazione di cui il Casillo si sarebbe appropriato e che avrebbe mandato
in Svizzera. Debbo dire che a me questa versione non mi ha mai molto convinto. Credo invece che Casillo sia stato fatto fuori da Cutolo perché era divenuto troppo potente. Lei conferma queste dichiarazioni? Sì. Si ricorda qualche particolare? No, mi ricordo ma vagamente un fatto di una telefonata, mi sembra che si discuteva per quanto riguarda la... Ma lei l'ha saputo per telefono questo? No. In un'occasione che ci siamo incontrati mi ricordo di una telefonata che si fece, che si parlava di Materazzi, di quella Anna, mi sembra, una cosa del genere. Insomma, si parlava di eliminare anche questa persona, o era già stata eliminata a quei tempi. Comunque si parlava di questa persona perché, essendo la donna di Casilli, insomma, era un testimone scomodo. E quindi si parlava, insomma, di eliminarlo, oppure c'era stato eliminato. Comunque si parlava di questa Materazzi. Sì, ma a parte adesso noi qui non ci occupiamo dell'omicidio, sì, della Materazzi, ma ci occupiamo dell'omicidio di Casilli. Quindi lei indirettamente, attraverso questi progetti che venivano fatti per l'omicidio o già eseguito o da eseguire della Materazzo, sì, lei ha saputo che... Che a quel punto sono Rosetta Cutolo le avrebbe detto che Casillo era stato ucciso... Sì, è stato ucciso dall'organizzazione. Sì. Dall'organizzazione, su mandato di Raffaele Cutolo. È ovvio. Oh, la Rosetta Cutolo le disse anche che tipo di ruolo aveva avuto lei stessa nel... No. Le disse chi era stato materialmente ad uccidere il Casillo? Mi fece il nome di Puga, gli altri no. Comunque il Puga a quei tempi era fuori con i suoi, insomma, quelli della sua zona. Era? Era fuori con quelli della sua zona, quindi... Cosa vuol dire era fuori con quelli della sua zona? Cioè, quelli della zona sua, della zona di Sant'Animo. Sì, ma non ho capito cosa vuol dire era fuori. Era fuori, fuori dal calcio. Era fuori dal calcio. Sì, era fuori dal calcio, insomma. Quindi aveva, lui aveva con... la possibilità di sì, agire liberamente. Volendo, sì, anche perché, insomma, a quel tempo lui era il responsabile per la zona. Oh, e le è stato anche detto che il Casillo si sarebbe appropriato di somme. Sì, mi fu detto questo fatto, però io non... Da chi le fu detto? Mi fu detto inizialmente da Rosetta Cuda, è successo prima di Rosetta Cuda, già nel calcio, mi fu detto da Sabatino Saviano. Da Sabatino, Sabato Saviano, Saviano Sabato. Saviano? Sabato. Sabato. Era il nostro responsabile per il carcere di Volterra, dove appunto ci trovavamo noi a quei tempi, quando successe la morte di Casillo. Noi chiedemmo spiegazione a questo Sabato per questa situazione. E lui ci rassicurò, diciamo, fino a qua, insomma, è stata cosa nostra, cioè cosa dell'organizzazione. Interessava sapere anche il motivo, insomma, perché una persona come Casilla che muore così all'improvviso è un grosso shock per l'organizzazione, almeno per quelle persone che ancora facevano parte dell'organizzazione. Quindi chiedemmo spiegazioni in merito al motivo e lui ci disse, insomma, che il Casilla, insomma, stava sgarrando qualche cosa. Ho capito, e lei perché non ha creduto a questa, cioè non era convinto di... Ma non era convinto perché, insomma, sai, Casillo, come dicevano, che si voleva appropriare di soldi dell'organizzazione, insomma, non credo che l'avrebbe fatto nel 1982 all'ultimo, insomma, lui aveva la possibilità di appropriarsi di ben altro. Senta, dunque, quindi quando, diciamo, Casillo è stato ucciso, lei era detenuto? Sì, era il calcio di Volterra. Di Volterra. Oh, e il colloquio con Rosetta Cutolo, quanto tempo dopo l'ha avuto? Ma alcuni mesi dopo, 5-6 mesi dopo. 5-6 mesi dopo. Va bene, ci sono domande? Sì, senta, lei anzitutto faceva parte dell'organizzazione, con quale ruolo? Ero un sgarrista. Cosa vuol dire? È un grado, insomma, che volendo si può anche fare il capozona di una zona. Quindi non... diciamo che era una persona che aveva una certa responsabilità. Sì, per la mia zona sì. Posizione talmente di rilievo da mettere in pericolo addirittura la posizione di Cutolo, o avesse delle relazioni con la malavita romana che lo ponevano in situazione di pericolo, insomma?
No, io credo che sia più valida la prima. Cioè, che avesse relazioni? Sì, a livello politico. A livello politico. E questa era una sua impressione o era... Era una mia impressione, perché non avrebbe potuto avere contatti con altre organizzazioni per quello che aveva fatto, insomma, precedentemente. Era una cosa praticamente assurda che avrebbe potuto avere contatto con altre organizzazioni, in quanto lo ritenevano, insomma, l'organizzazione avversaria lo ritenevano responsabile di tutti i morti, insomma. E perché allora Cuto l'avrebbe dovuto eliminare Casillo se aveva delle relazioni importanti a livello politico, quando queste potevano tutto sommato giovare anche all'organizzazione? Evidentemente, insomma, si erano creati dei conflitti, che queste situazioni politiche rimanevano per i singoli personaggi. Ah, dovevano rimanere ristretti al singolo personaggio? Evidentemente se ne servivano da solo. Ho capito, va bene. Domande? Domande? Deve aver avuto un colloquio con Rosetta Cutolo 5-6 mesi dopo il fatto. Vuole per favore chiedere dove è avvenuto questo colloquio e se vi erano altre persone e se può localizzare questo colloquio, diciamo, più specificamente in un arco di tempo, diciamo, più... Si può localizzare meglio questo colloquio. Lei ha fatto anche riferimento a una telefonata. Sì. Quindi forse questo la può... Io ho il primo colloquio dove appunto abbiamo parlato di questo fatto in un'abitazione di pressi di Baronissi nella zona di Salernitano, nel 1983. Nel 1983? Agli inizi del 1983. All'inizio del 1983. Dopo la mia evasione dal carcere di Avellino. Quando è evaso lei? Io sono evaso il 29 maggio del 1983. 29? Maggio. Maggio del 1983. Quindi è successivo al maggio dell'83. Sì, alcuni giorni dopo. Alcuni giorni dopo, va bene. Conferma più la circostanza dei 5-6 mesi. Quindi è qualcosa più di 5-6 mesi, quasi un anno. Esattamente non so, insomma, se... Beh, comunque diciamo, è un anno e mezzo, Presidente, questo è il discorso. Sì, sì, certo. Comunque mi pare che è stato preciso come risposta. Sì, certo. Presidente, però non ha risposto alla domanda di chi c'era presente. Ah, ecco, chi c'era presente? Grazie. Si ricorda? Sì, c'era Dalla Mura Ceraldo. Allora e anche oggi, capozone della zona di Salernità, Giuseppe Migliaccio. Giuseppe? Migliaccio. Migliaccio. Sempre della zona di Salernità. Forte Antonio, capozone della zona di Baronissi. Perna Clemente, capozone della zona di Arcolano. Pasquale Perna, cugino di Clemente. E altre due o tre persone. L'incontro l'abbiamo avuto nell'abitazione di Forte Antonio. Di? Forte Antonio. Non ho capito. L'incontro è avvenuto nell'abitazione di Forte Antonio. Di Forte Antonio. Va bene, altre domande? Presidente, Rosetta Cutolo nell'occasione dette un'informativa a tutta questa serie di persone oppure vi fu un colloquio riservato tra lui e Rosetta Cutolo? Questo è un particolare interessante. Colloquio tra me, lei e Dell'Amore e Perna. Il colloquio avvenne tra lei, Rosetta Cutolo, Dell'Amore e Perna. Dell'Amura? Dell'Amore. Dell'Amura. 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 Chi c'è due Perna? Clemente. E Clemente Perna. Va bene, altre domande? Nella circostanza la Rosetta Cutolo parlò anche del movente. Parlò anche del movente? Cioè, quando dette circostanza... questa informativa ai ranghi dell'organizzazione, ovviamente dovette giustificare Rosetta Cutolo anche del data movente. Data la carica di Casillo, data la sua personalità, che spiegazione dette? Ci si soffermò a discutere di questo, che credo sia una situazione della quale... Mi pare che abbia già risposto su questo. Presidente, scusi, se glielo vogliamo chiedere. Lui è stato molto generico, ha detto, me l'ha detto Rosetta Cutolo, adesso vi sono altre persone, e persone che hanno fatto le domande, che hanno chiesto spiegazioni. Mi sembra che questo sia materia processuale, se poi non viene chiedendo. Al foglio 96. Le ragioni, secondo quanto mi ha detto la Cutolo, sarebbero state in una serie di ammanchi di somme spettanti all'organizzazione. Ma di questo lo conosciamo tutti. Sarebbe appropriato che avrebbe mandato in Svizzera. Scusi, allora faccio una domanda più specifica, se mi consente. Poiché solo oggi, stamane, lo Starace sostiene che a questo incontro
con Rosetta Cuto vi erano altri personaggi che hanno assistito a questa informativa. Nella occasione vi fu qualcuno che chiese il perché era avvenuto questo omicidio e se Rosetta Cuto diede delle spiegazioni sul punto. Credo che più specifico di così. Ci fu qualcuno che chiese il perché? No, no, il perché noi lo chiedemmo noi, insomma, in particolare io e che Perna. Perché insomma uscivamo da poco dal carcere, quindi eravamo allo sicuro della situazione esterna e abbiamo chiesto del perché, insomma, perché noi inizialmente ci fu detto insomma che il Casillo aveva tradito, insomma, se era una situazione di soldi e così. E lei ci disse no, no, noi abbiamo scoperto, insomma, che perché vi era una discussione. Abbiamo che, scoperto che? Che molte persone inizialmente insomma dall'interno dei carceri iniziavano a cambiare perché insomma dicevano che da fuori non arrivavano più i fondi che inizialmente gli arrivavano e lei insomma giustificò questa situazione, dice perché insomma tutti i soldi passavano per Casillo, insomma Casillo invece di darli ai singoli capezzoni per farli mandare nel carcere insomma si prendeva tutto lui e li mandava all'estero e questo era un dei motivi che ci disse per... Va bene, basta così, lei può andare. Grazie. Lei è detenuto per fatti di camorra? Sì. Dunque, lei viene interrogato in qualità di imputato di reati connessi. Quindi lei ha diritto di essere assistito da un difensore di fiducia? Lei ha diritto... ha un difensore di fiducia? No. No. E allora la Corte le nomina difensore l'avvocato Massimo Ferrante del Foro di Roma. Oltre alla garanzia dell'assistenza di un difensore, la deve informare che lei ha anche la facoltà di non rispondere alle domande della Corte. Quindi deve preliminarmente dire se intende o non intende. Io posso consultare con l'avvocato. Come? Io posso consultare con l'avvocato. Certamente. Oh, nel frattempo c'è l'eccezione. C'è l'eccezione. Ripropongo la stessa. Il nostro, la Corte si ritira. E lei si consulta. E lei intanto si può consultare con il suo avvocato. Riproduzione della precedente ordinanza, ovviamente senza bisogno di seccare la Corte con una... No, la Corte deve decidere, dopodiché sì, ma... deve fare un verbale di unanimità o di dissenso e infilarlo dentro una busta che deve essere munita dei sigilli dell'ufficio e delle firme, a meno che lei non rinuncia all'eccezione. Io non la posso ritirare. Non la può fare. E allora dobbiamo dire. Che può? Certamente. Allora, sull'eccezione di nullità dell'interrogatorio reso da Manzo Francesco nell'istruttore, sentito il PM, rilevato che l'irregolarità non riguarda l'esame, non riguarda l'assenza del difensore al dibattimento e che pertanto l'eventuale nullità andava dedotta non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 185, codice procedura penale, respinge l'eccezione. Di Manzo. Allora eravamo rimasti alla domanda che io avevo fatto se intendeva rispondere alle domande della Corte. Non intendo rispondere. Non intende rispondere. Può specificare i motivi di questo rifiuto? No, senza motivo. Senza motivo.
Lei non intende rispondere, nel senso che non vuole nemmeno confermare le dichiarazioni rese in istruttoria, oppure non intende rispondere ma conferma genericamente le deposizioni rese in istruttoria? Io non intendo rispondere a niente. Non intende rispondere a niente. Va bene. Si può accomodare. Grazie. Uriemma Giovanni, non c'è Uriemma. Oh, perché non è venuta Uriemma, non si sa. Uriemma è stato regolarmente citato. Non c'è nessuna giustificazione, almeno fino a oggi. Ma è detenuto o è libero? No, no, è libero Uriemma. Sull'eventuale lettura delle dichiarazioni di Uriemma Giovanni. Opposizione della difesa, signor Presidente. C'è opposizione della difesa. C'è opposizione? Cosa ha detto? C'è opposizione della difesa. Il pubblico ministero, a proposito della mancata comparizione di Uriemma Giovanni. Sì, Presidente, chiedo che venga disposto l'accompagnamento della Uriemma e che lo stesso venga condannato al pagamento della somma di lire 80.000 in favore della Cassa delle Ammende. Va bene. Oh, allora adesso dobbiamo solamente decidere. Presidente, mi scusi, consento un attimo. Vorrei sapere, signor Presidente, mi scusi se mi rivolgo a lei, ma il materiale processuale è complesso, quindi qualcosa può sfuggire. Agli atti del processo sono acquisiti i rapporti relativi alle rapine in danno delle caserme di Salerno, di Santa Maria Capovetere e di Maddaloni? No. Ecco, io Presidente chiederei che venisse acquisito copia del rapporto giudiziario relativo alle rapine, credo in caserme, signor Presidente. Il riferimento è da un lato all'interrogatorio, all'escursione di Uriemma, che fa riferimento alla rapina in danno di una caserma di Maddaloni, e poi all'interrogatorio reso in istruttorio evidentemente dal Manzo, il quale fa riferimento alle caserme di Salerno e di Santa Maria Capovetere. Quindi vorrei che chiedo l'acquisizione del rapporto giudiziario relativo alle rapine, nonché evidentemente degli atti relativi al materiale oggetto delle rapine stesse. E chiederei altresì, signor Presidente, che venga citata, io non so se il certificato di morte è stato mai rilasciato, e quindi mi trovo costretto a fare questo tipo di richiesta, che venga citata evidentemente ai sensi dell'articolo 450 bis Matarazzo Giovanna. Credo, signor Presidente, che la citazione della Matarazzo debba avvenire, a mio avviso almeno questa è la mia proposta, debba avvenire attraverso la polizia giudiziaria. In quanto, signor Presidente, in ogni caso la polizia giudiziaria ci può dare notizie in ordine all'episodio che vedrebbe la Matarazzo scomparsa. E quindi citazione della Matarazzo Giovanna ex articolo 450 bis, evidentemente, signor Presidente, non so i motivi per cui le Sicilia non è presente in aula. Cioè?
è stato prodotto un certificato medico secondo il quale condizioni generali scadenti, pressione arteriosa 80-60, eccetera eccetera, e rifiuta ogni terapia. Sulla lettura della deposizione di Sicilia c'è opposizione? C'è opposizione. Quindi evidentemente, signor Presidente, si dovrà provvedere alla citazione delle Sicilia. Mi riservo, signor Presidente, sin d'ora, all'esito dell'acquisizione, ove venga disposta dalla Corte, dei rapporti giudiziari a quelle rapine, ed eventualmente, signor Presidente, se si sono incardinati dei processi ai provvedimenti conclusivi con cui quei processi, diciamo, hanno trovato una loro definizione, di richiedere successivamente la citazione del perito d'ufficio Ugolini a chiarimenti. Il pubblico ministero potrebbe essere più preciso circa... Certo. Dove dobbiamo andare a trovare questi atti? Signor Presidente, non credo in questo di poter essere, diciamo, di ausilio alla Corte. Io credo, signor Presidente, che... noi non possiamo fare un'ordinanza di acquisizione di atti che non... Certo, signor Presidente, allora si potrebbe chiedere, allora ecco, signor Presidente, io in tal senso preciso allora questa mia richiesta, chiedo di voler richiedere alla polizia giudiziaria di acquisire e conseguentemente trasmettere gli atti di polizia giudiziaria relative alle rapine in caserme verificatesi in Salerno, in Santa Maria Capavetere ed in Maddaloni nell'epoca di cui alle dichiarazioni rese dal Manzo e dall'Auriemma e di cui agli atti di causa. L'Auriemma è foglio 205, signor Presidente, e il Manzo. E foglio 189 e seguenti. Signor Presidente, è evidente, secondo me, almeno la rilevanza di tale acquisizioni, in quanto il Manzo per un verso e l'Auriemma per altro verso affermano che le bombe utilizzate per l'attentato in danno di Casillo erano delle bombe provenienti dalle rapine a queste caserme, rapine che sarebbero state effettuate, secondo il loro dire, da appartenenti alle Brigate Rosse in correità con appartenenti alla nuova camorra organizzata. È evidente, signor Presidente, che se dal materiale che risulta essere stato oggetto di queste rapine il perito d'ufficio, di cui io comunque mi riservo la ulteriore richiesta di citazione a chiarimenti, può evidentemente accertare delle analogie con la bomba nella realtà utilizzata nell'attentato Casillo, non per dubbio, dicevo, signor Presidente, in ordine alla rilevanza di tale episodio. Così come, signor Presidente, ritengo che sia rilevante la citazione della Matarazzo, citazione che probabilmente non andrà a buon fine, ma che comunque, diciamo, almeno sotto il profilo formale dovrà essere avanzata. In quanto, signor Presidente, come è noto la... Come a voi non è noto, Matarazzo, che si assume appunto essere scomparsa, e credo che in ordine a questa scomparsa vi sia un processo pendente davanti all'autorità giudiziaria di Santa Maria Capovetere, la Matarazzo sarebbe stata accusata dalla organizzazione di essere stata la trasportatrice materiale in Svizzera delle somme di cui il Casillo si sarebbe appropriato. In tal senso vi è la dichiarazione dell'Auriemma, e principalmente, signor Presidente, altre voci processuali indicano la Matarazzo come la persona che Rosetta Cutola all'ultimo momento avrebbe impedita nell'eseguire il Casillo il giorno dell'attentato, proprio perché a conoscenza di quello che di lì a poco sarebbe successo. In un caso o in un altro, signor Presidente, sia che la Matarazzo si presenti, sia che la Matarazzo non ne si presenti per i motivi di qui sopra, mi sembra, signor Presidente, che non vi possa essere dubbio in ordine alla rilevanza comunque di tali circostanze ai fini del decidere.
Senta, vuole specificare esattamente quali sarebbero gli episodi, grosso modo, tanto per dare un corpo all'informativa? Auriemma Giovanni, a pagina... Auriemma Giovanni dichiara... 195. A pagina 204... 205. Mi scusi, 205, sì, ha ragione la Presidente, mi scusi, a pagina 205... Vennero anche portate delle bombe che si disse erano di provenienza militare, cioè sottratte ad una caserma di Maddaloni. Erano di forma rotonda con un binario in mezzo avente un diametro di circa 20 centimetri. Il Lepuca si recò a Roma insieme a due suoi uomini di fiducia e poi viene indicata appunto le persone con cui il Lepuca si portò a Roma. Quindi sarebbe una rapina o un furto alla caserma di Maddaloni? Alla caserma di Maddaloni. Caserma militare sì, di Maddaloni. E poi credo il Manzo, comunque se consente rapidamente vado a trovare il punto. Presidente, poi mi scusi, io volevo sapere se era ancora presente Starace Ciro. Pagina 191, pagina 185, 189. No, Presidente, non è Manzo, rivista adesso. Mi scusi, ma l'avevo letto rapidamente prima che la Corte rientrasse. Trova cittadinanza anche nella perizia, nei dubbi che emergono dalla perizia. Dice il D'Amico che questa circostanza, questa versione, è stata fornita da Mario Cuomo stesso ad Ascione Alfonso nel carcere di Bari. L'Ascione, che un mio compariello lo riferì al padre, il padre me lo disse. Orbene, noi riteniamo che bisogna fare questo sforzo di accertamento di verità processuale citando l'Ascione e citando il padre, di modo che questa fonte primaria, che è Cuomo Mario e per la quale, con i limiti compatibili allo stato di salute di questo signore, noi insistiamo per trovare un metodo di escussione anche di Cuomo Mario, perché è la fonte, è la parte lesa che era presente al fatto, quindi chi più di lui può sapere come si sono svolti i fatti, e questa catena di Sant'Antonio che da Cuomo Mario arriva ad Ascione Alfonso, rispettivo genitore, fino al D'Amico, per poi ricollegarci con i dubbi che emergono dalla perizia. Dalla perizia, signor Presidente e signori della Corte, a uno sguardo violento di un inesperto in balistica, vi sono delle proposizioni che effettivamente fanno propendere come un'ipotesi reale, veritiera e praticabile, quindi verosimile, sia appunto l'esplosione per urto violento. Difatti il perito a foglio 7 e a foglio 8, non vi leggo la perizia, ma individuo solo alcuni dubbi e alcune proposizioni. A foglio 7 colloca l'esplosivo nella sede superiore delle lamiere del pianale stesso. Mi scusi, avvocato. Le chiedo scusa, ma mi è sfuggito probabilmente non ero attento. Prego. Il suo ragionamento a proposito di Ascione? Ascione Alfonso, Presidente, a foglio 94 delle dichiarazioni di D'Amico vi è una consecutio di persone che portano ad una fonte primaria, che è quella di Cuomo Mario. Difatti, se glielo leggo, Presidente, sarà tutto chiaro. Sì. Dice D'Amico: l'urto dello sportello sbattuto funse da detonatore delle bombe, le quali esplosero. Si è trattato cioè di un incidente. Detta versione è stata fornita da Mario Cuomo stesso ad Ascione Alfonso nel carcere di Bari. L'Ascione, che è un mio compariello,
lo riferì al padre e il padre me lo disse a me. Quindi abbiamo una diarchia, Cuomo, Ascione, padre di Ascione e D'Amico. Quindi noi possiamo veramente arrivare al punto centrale nevralgico di una fonte non sospetta, di una parte lese che era presente al fatto. Riguardo, quindi, la richiesta è citazione di Cuomo nei metodi e nelle forme che la Corte riterrà più opportuno, visto il suo stato di salute. Citazione di D'Amico, di Ascione Alfonso, che apprendiamo è stato detenuto nel carcere di Bari e quindi è rintracciabile, del suo genitore e di D'Amico. In relazione alla richiesta di chiarimenti del perito, poiché, dicevo, dalla perizia emerge in modo reale la possibilità che l'esplosione stessa possa essere avvenuta per compressione, per urto violento. Difatti, se noi leggiamo approssimativamente, superficialmente la perizia, apprendiamo che l'esplosivo era sicuramente nella macchina. Riscontro di questa affermazione è dato dal fatto della piccolezza ed esiguità del cratere sul manto bitumoso, cioè il fosso che l'esplosione aveva fatto sotto sul piano stradale, diciamo. Successivamente la perizia, più specificamente, esattamente a foglio 20, parla di utilizzo di un ordigno molto potente, di poco volume, assai vulnerante. Quindi questa parola vulnerante a me sembra vada interpretata come molto sensibile agli urti, alle pressioni, ai toccamenti, e difatti la definisce più innanzi mina anti-uomo o mina anti-carri. Via più, signor Presidente e signori della Corte, sull'allocazione il perito esprime dei dubbi seri e fondati ed enumera tre proposizioni, di cui due sono escluse e una è verosimile. Difatti, dice il perito a foglio 22, rimane in gioco l'occultamento dell'ordigno, in quanto sembra appurato dalle rilevazioni che lo scoppio avviene nell'abitacolo, ossia dall'interno verso l'esterno e non viceversa. Quindi il perito esclude questa ipotesi fantasiosa, pure inserita dai pentiti, quella del telecomando tipo film giallo o film western. Esclude altresì il maneggiamento dell'esplosivo da parte degli individui che erano in macchina, con una motivazione logica che noi accettiamo, perché dice il perito è escluso che i due maneggiassero l'esplosivo, altrimenti gli sarebbero saltati gli arti superiori e non quelli inferiori. E c'è una terza ipotesi, appunto quella prospettata dal D'Amico, cioè che l'esplosivo fosse nella macchina, nel pianale, e l'urto violento di questa portiera abbia potuto provocare l'esplosione stessa. Ipotesi che il perito non esclude in nessuna maniera, anzi avvalora, quando a pagina 23 dice testualmente: non certo però tale estrapolazione può condurre a dati esatti e completamente attendibili sul campo riproduttivo, essendo intervenuti sicuramente fattori interferenti anche di natura non nota. Quindi fa espresso riferimento a un accadimento che non è previsto e non è prevedibile, ma che possono portare questi fattori interferenti a una diagnosi sia di compatibilità o sia di incompatibilità. Avvocato, finito un attimo, signor Presidente. Chiara, la prego. No, un'ultima notazione, signor Presidente, che è la sintesi di questi dubbi, e quando alla conclusione il perito fa tre ipotesi: che l'accezione o è stata a trabacchetto o per pressione o per strappo. Ecco, noi vogliamo sciogliere questo dubbio in onore della verità e chiedere al perito se è possibile che le... cui si impronti la decisione che si tratti del principio del libero convincimento o di qualunque altro metodo, prove legali o quel metodo usato dal giudice inventato da Rabelais, il quale decideva tirando i dadi, non vi è dubbio però che il modo in cui sono raccolte e acquisite le prove e quindi le regole della procedura contino prima della decisione, appunto perché le regole della procedura improntano il giudizio. La lettura
di un atto probatorio acquisito nella fase istruttoria è noto come sia un atto che ha funzione acquisitiva della prova, di talché non basta che l'atto circoli comunque nel processo perché sia poi liberamente valutabile, perché quell'atto, se non è letto di nuovo, non ha nessuna rilevanza. Ebbene, questa forse una volta era soltanto una tesi enunziata molti anni fa da Franco Cordero. Oggi, visto l'inserimento nell'articolo 475 del Codice di Procedura Penale di uno specifico numero, che è il 5 bis, pare, nel quale è detto che non si può tener conto nella decisione a pena di nullità di un atto di cui non sia stata data lettura, è regola della procedura. Dunque non vedo come si possa leggere e dunque fare in modo di acquisire, dal punto di vista se non altro della registrazione, un atto, le dichiarazioni rese nella fase istruttoria, di cui nessuna lettura è stata data nelle forme corrette nel dibattimento. Se poi si vuol chiedere la lettura, la si chieda, ma prima ancora di basarsi sulla lettura per fare altre richieste. Di talché non è possibile chiedere una interrogazione a chiarimenti di un interrogato liberamente sulla base di un atto che dal punto di vista processuale non esiste. Sulle altre richieste, sulle richieste. Allora, in conclusione di questo discorso, lei si oppone all'audizione di? Non mi oppongo alla richiesta formulata dal pubblico ministero, ossia di richiamare l'interrogato liberamente perché gli venga posta una ulteriore domanda o ulteriori domande, sulla base di un atto e di una contraddizione con un atto che non è, dal punto di vista processuale, acquisito. Questa è la nostra richiesta alla richiesta sì. Del pubblico ministero. Sulle altre richieste formulate dal pubblico ministero e dalla difesa non abbiamo nessuna opposizione. Deciderà la Corte, dobbiamo però rilevare che correttamente la difesa dell'imputato Puca, ai sensi degli articoli 415, ha chiesto la lettura di tutta una serie di, dimostrando ancora di più che quella lettura ha valore di acquisizione della prova, correttamente ha chiesto la lettura di tutta una serie di atti che contengono dichiarazioni raccolte nella fase istruttoria. Dunque, noi ribadiamo quella richiesta e facciamo presente altresì che il criterio della decisione della Corte non è quello della rilevanza della prova, non è il criterio a cui fa riferimento per implicito l'articolo 439, perché in questo caso il criterio della decisione e quindi di un'eventuale convocazione nelle forme che il citazione, perché comunque che si tratti di interrogato liberamente o di teste avviene attraverso le forme della citazione del testimone, comunque la convocazione. Non vi è dubbio però che il criterio della decisione sulla acquisizione di queste ulteriori prove non è quello della rilevanza della prova, ma è quello previsto dall'articolo 457 del Codice di Procedura, quando la Corte ritenga l'assoluta necessità di sentire queste certe persone. Allora, il pubblico ministero deve concludere sulla citazione di Marra Mauro, D'Amico Pasquale, Cuomo Mario, Della Mura Gerardo, Ascione Alfonso e padre e Perna Clemente. Sì, poi mi scusi Presidente, così... Ce ne sono altre che avete... Io, se lei consente, esprimerei a questo punto un parere generale. Le altre istanze della difesa sono acquisizione della ordinanza di rinvio a giudizio Alemi, chiamiamola così. Poi? No, no. No, si è riservata senza parere. Senza parere, sì, giusto. Le altre istanze quali sono?
Dunque, le alte istanze sono sulla lettura. In genere, io siccome non ho avuto conoscenza delle istanze avanzate dalla difesa. Siamo arrivati alla lettura degli atti. Quali atti, Presidente? C'è un'istanza, nel senso dell'articolo 415, ultima parte del codice di procedura penale, adesso non mi ricordo da parte di quale difensore, ma mi sembra da parte dell'avvocato Gaito, in cui si chiede la lettura degli atti raccolti, cioè delle dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria. Ai Carabinieri di Napoli, alla caserma Mastringo. Le sapranno dire loro di attenzione, Mendo. Non c'è problema. Dunque, allora abbiamo detto Della Mura, D'Amico, Cuomo, Perna, Clemente. Poi abbiamo la richiesta di citazione di Ascione Alfonso e anche qui mi pare che vertiamo nella stessa situazione, a parte mi pare l'opposizione del PM. Eh? Nel carcere di Bari. No, c'è una richiesta di citazione di Ascione Alfonso. Da una parte. Sì, vabbè, adesso andiamo con lui. Del pubblico ministero. Come lo identifico Ascione Astolfo? Io credo che la difesa potrebbe per adesso rinunciare alla. In modo che facciamo l'accertamento su Bari e su Bari abbiamo le generalità di Ascione, salvo poi a riproporre. Sì, è un aggiustamento che noi riteniamo. Vabbè, allora scusate, andiamo avanti. C'è la richiesta anche del padre di Ascione Alfonso?